Presidente, questa mattina sotto Palazzo Santa Lucia per sensibilizzare la regione Campania a ripristinare la terapia del dolore al Cardarelli. Assolutamente sì, noi cerchiamo di dar voce a tutte quelle persone che oggi purtroppo la forza e la voce di gridare un loro diritto non ce l'hanno. Il Cardarelli è una situazione grave perché era la prima unità operativa di terapia del dolore e cure palliative dell'Italia centro-sud e oggi è smantellata. Oggi abbiamo solo due stanze presso un reparto di fisiochinesi terapia dove due ammalati nella stessa stanza, uno vede morire il suo compagno in assoluta privazione di dignità e senza l'affetto dei propri cari. Lei ha diretto quel reparto al Cardarelli, ci può spiegare qual è l'importanza di avere la terapia del dolore? Sì, io sono stato un primario di quel reparto, l'importanza innanzitutto era un reparto che determinava un volano, vale a dire si svuotavano gli altri reparti e non si facevano ricoveri impropri. Il malato nella fase ultima della sua vita non veniva mandato dai reparti in terapia intensiva o in rianimazione, dove moriva con accanimento terapeutico, ma veniva appunto in un reparto altamente umanizzato, quale era appunto la terapia del dolore. E in più abbiamo dimostrato con un lavoro scientifico che ha avuto anche il premio Luzzi, con dati datici dall'amministrazione, che l'apertura di quei posti letto che noi avevamo determinava un risparmio economico per l'azienda di 4.800.000 euro all'anno. Perché secondo lei l'azienda Cardarelli e la Regione Campania non vi hanno ancora risposto su un tema così delicato? Questa è una domanda che dovrebbe fare al presidente dell'azienda Cardarelli. Il direttore generale ritiene che la terapia del dolore e le cure palliative non debbano essere presenti nella struttura ospedaliera ma solo territoriali. Noi invece ci battiamo innanzitutto per la libera scelta del luogo di cura da parte del malato, articolo 32 della Costituzione, e poi riteniamo essere indispensabile invece che in tutti quegli ospedali, non solo il Cardarelli, dove ci sono le oncologie, è indispensabile la presenza di un reparto come quello di cui stiamo parlando. Andrete avanti con le vostre proteste finché non avete un risultato? Assolutamente sì, faremo anche altre manifestazioni, il gruppo della nostra consulta sta studiando quali, non escludo anche uno sciopero della fame.